Il nostro viaggio oggi ci porta in Sicilia, più precisamente sulla sua punta più occidentale, dove cresce un vitigno tipico di questa regione, il Grillo. Farà scintillare le nostre papille? Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi parliamo di Gazzarotta Grillo Superiore di Cantina Pellegrino. Il Grillo è un vitigno che trova terreno fertile nella parte più occidentale della Sicilia, precisamente tra Marsala, Mazara del Vallo e più in generale nella provincia di Trapani. Qui la storica cantina Pellegrino, fondata nel 1880, produce questo Grillo Superiore con il nome Gazzarotta, che è appunto il nome della tenuta nel quale viene prodotta l'uva. Assieme a questo Grillo produce anche un Nero d'Avola. I terreni sono molto vicini al mare e al piano, quindi questo regala sicuramente a questo vino delle note particolari sia a livello olfattivo che a livello degustativo. Inoltre è una novità assoluta perché di fatto questo è il primo prodotto fatto di questa tipologia che è uscito a settembre 2018 e quindi è una novità assoluta per la cantina. In particolare questo vino è prodotto con 100% uve Grillo, la gradazione alcolica è di 13 gradi e l'annata è appunto il 2017. Sentiremo i sapori tipici del clima siciliano? Lo scopriremo con la degustazione, ma come sempre prima diamo un'occhiata più di vicino all'etichetta. Vediamo più da vicino la nostra etichetta Gazzarotta, che è appunto il nome della tenuta di Cantina Pellegrino, nel quale vengono prodotte le uve che servono appunto per questo vino Grillo Superiore Sicilia DOC 2017. Ricordo che con questa denominazione viene prodotto anche il Nero d'Avola, che è un po' più storico per questa tenuta, mentre invece la novità, che appunto è stata fatta a partire da settembre di quest'anno, uscito a settembre 2018 questo vino, è appunto quella del bianco, quindi del Grillo, che è una appunto novità per la tenuta Gazzarotta di Cantina Pellegrino. Andiamo a girare la bottiglia per le indicazioni obbligatorie di legge, dove ritroviamo le denominazioni, la gradazione alcolica di 13 gradi, che ricordo è più alta rispetto a quanto prevede il disciplinare, proprio perché parliamo di un Grillo Superiore. Il QR code, che ormai è diventato un'abitudine ormai nelle bottiglie più moderne, che permette di collegarsi direttamente al sito della cantina. E come particolarità di questa etichetta vi segnalo il disegno dei mappali catastali nei quali vengono prodotte le uve per questo vino, quindi una identificazione proprio molto precisa da parte di Cantina Pellegrino della provenienza delle uve. Bene, come dicevo appunto, etichetta elegante pur nella sua semplicità, colori molto evidenti, la corona classica di Cantina Pellegrino e questo colore nero grigio che appunto dona eleganza complessivamente alla bottiglia. Bene, dopo aver visto come sempre più da vicino l'etichetta, passiamo alla degustazione e a segnare i voti. Cominciamo la nostra degustazione come sempre partendo dal colore, un giallo paglierino con riflessi verdognoli. Andiamo a sentire al naso. Possiamo sentire sia note floreali che fruttate, floreali principalmente un odore di rosa, mentre invece per quanto riguarda la frutta sicuramente la mela verde e gli agrumi tipici appunto del panorama siciliano. Andiamo a sentire il gusto. Intenso, con sempre sentori agrumati che richiamano quanto abbiamo già apprezzato al naso e soprattutto nella parte di chiusura, ma anche una certa sentore quasi di sale, quasi a ricordare appunto la vicinanza al mare, che probabilmente influisce su questo aspetto. Bene, dopo aver degustato passiamo come sempre ad assegnare i nostri classici voti. Assegnando un voto alla fascia di prezzo, questo vino prende 2 bottiglie su 5, si trova in vendita tra i 13 e i 15 euro la bottiglia
e lo potete trovare anche nelle catene della grande distribuzione. Per la versatilità assegno 3 bottiglie su 5. È un vino che trova il suo abbinamento naturale nel pesce, sia esso come primo piatto sia come secondo, soprattutto se al forno oppure accompagnato da salse. Inoltre la nota agrumata lo rende molto interessante con i fritti, fritti di paranza oppure il classico fritto ad esempio anche di anelli di totano, ve lo consiglio perché è molto buono. Inoltre si può tentare un suo utilizzo come aperitivo, anche se sempre a base di pesce, quindi non so, con delle tartine al salmone piuttosto che con delle crudité. Invece lo sconsiglio con la carne oppure con i dolci. Sulla facilità di beva assegno 4 bottiglie su 5. È un vino che si beve volentieri, ha note molto riconoscibili e lo si può apprezzare anche con un palato non particolarmente allenato. Si presta a serate al mare oppure che ricordano il mare, specie se gli abbinamenti sono quelli legati al pesce come vi ho indicato nel voto precedente. La temperatura di servizio è tra gli 8 e i 10 gradi. Arrivando infine al giudizio complessivo, assegno 4 bottiglie su 5. È un vino ben fatto, piacevole, fresco, anche se forse un po' penalizzato sulla versatilità d'uso. È un vino però che sicuramente terrei in cantina a disposizione, in quanto potrebbe salvarvi diversi pranzi o cene. Vedremo se nel corso degli anni si confermerà a questi livelli, vista la sua recentissima uscita. Vi lascio il link al sito di Cantina Pellegrino per farvi una panoramica anche sui loro altri prodotti. E anche per oggi la nostra degustazione è terminata. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Condividetelo con i vostri amici e soprattutto se avete delle domande o perplessità fatemele qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite di nuovi video. Vi saluto con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.